chiudere i negozi e la grande distribuzione nel fine settimana. È questa la proposta del governo che fa storcere il naso a lavoratori e opposizione e che metterebbe a rischio 40-50.000 posti di lavoro in tutto il paese. Secondo le analisi statistiche pubblicate da Confcommercio, ogni domenica ci sono 19 milioni e mezzo di italiani che spendono nei centri commerciali. Una fetta importante del PIL verrebbe quindi a mancare a un paese che già arranca in termini di crescita economica in tutta Europa. A Napoli l'assessore alle attività produttive Enrico Panini sulla decisione del governo si è così espresso. Io non credo né nella crisi del governo né nella crisi dei posti di lavoro. Semplicemente si tratta di ordinare una esposizione oraria che sta mettendo in crisi, oltre che la vita delle famiglie e la vita dei lavoratori, anche il funzionamento di centinaia e centinaia di piccoli luoghi di commercio che sono una delle caratteristiche belle della città di Napoli, che non ce la fanno a tenere aperto in questo modo per tante ore, tanti giorni alla settimana. Vanno in crisi, vanno in difficoltà, sono costretti a chiudere. A me pare una buona proposta. Di parere nettamente opposto invece i cittadini, che non sono d'accordo sull'ipotesi della chiusura del commercio alla domenica. No, perché è libero commercio, quindi è giusto anche che ci sono degli esercenti che lavorano prevalentemente il fine settimana, quindi si toglierebbe loro una fetta di clientela. No, perché mi piace quando io esco, mie feste, domenica, voglio vedere qualcosa bello. Io non sono d'accordo, però è importante magari fare dei turni decenti, in modo da permettere anche a coloro che lavorano nei negozi di organizzarsi e di stare anche con le loro famiglie. Non lo trovo giusto, perché la domenica le persone più possono comprare, più possono scegliere, magari tutte queste cose qua. Secondo me no, soprattutto penso per il rilancio dell'economia, perché la domenica essendo liberi, molte persone essendo più libere riescono magari a fare acquisti e a muoversi in ambito economico, insomma. Non so se sia giusto, comunque non credo che sia opportuno, perché comunque si ripercuoterà su posti di lavoro e su occupazione e su consumi, quindi è una misura restrittiva di vecchio stampo.